Oggi è il 26 gennaio del 2013 e negli scavi qui dell'opera di Santa Maria del Fiore hanno fatto una scoperta molto interessante, che con un gruppo di studio, allora fresco laureato di architettura, avevo proposto alla discussione accademica, e cioè che la cupola di Santa Maria del Fiore di Brunelleschi fosse stata tecnicamente realizzata con la posa a spina di pesce dei mattoni. Questa cosa oggi, alla luce degli scavi, è venuta alla luce, quindi l'intuizione di questo giovane architetto, del suo gruppo di lavoro, nel 1979, con una dimostrazione pratica fatta con operatori napoletani nella costruzione di cupole e di forni, si è rivelata poi vera, ed è con grande soddisfazione che oggi qui a Firenze noi celebriamo questa scoperta che conferma questa intuizione del lontano 1979. Siamo nella Basilica di Santa Maria del Fiore, Firenze, dove, come dicevamo prima, si è fatta la scoperta della struttura a spina di pesce nella costruzione della cupola. Siamo nella chiesa di Santa Maria del Fiore con la cupola di Brunelleschi che, come accennavo prima, ha dimostrato la costruzione a spina di pesce della edificazione dei mattoni. Gli scavi qui sotto hanno confermato una nostra ipotesi di tanti anni fa, del 1979.